Buonasera mister, Alessandro Zappo dell'accessibile.it. Questo mister forse è uno dei pareggi più amari, perché il Verona sembrava non essere stato innocuo fino al 25esimo del secondo tempo, poi un'azione, un errore, un gol subito così, però poi c'è la seconda parte della domanda, cioè la Lazio sembra sempre incapace di chiudere le partite e poco pratica anche a rovesciarle. Io oggi posso essere amareggiato per il risultato, ma la squadra ha fatto prestazione di alto livello. Contro una squadra difficile, perché tutte queste palle lunghe o la fisicità che hanno loro, poteva diventare una partita sporca in cui potevamo sicuramente andare in difficoltà. Invece li abbiamo tenuti sempre lontanissimi dalla nostra porta, abbiamo palleggiato. Secondo me meglio del solito, e l'unica responsabilità che si può addebitare alla squadra oggi è quella della sensazione, ci sono state tante situazioni in cui siamo arrivati vicino all'area avversaria in parità numerica, in superiorità numerica, quindi c'erano tutti i presupposti per poterla chiudere la partita. Se mi parli di interpretazione tattica della partita, ti dico hanno fatto benissimo, perché le spizzate di Juric sono finite tutte a noi. Senza lavorargli addosso e facendoci lavorare solo un uomo davanti, il palleggio è stato di buona qualità. L'unico difetto che trovo alla squadra è quello che ti ho detto. Poi prendo un gol da uno che vuole crossare e la palla finisce in porta, e quell'altro vuole tirare e la palla torna a mezzo. Allora il gol è casuale, non è un gol che è nato da un momento in cui la squadra era in difficoltà o da un momento in cui abbiamo perso di mano la partita. È una squadra che in quattro partite ha preso un gol e l'ha preso in maniera così rocambolesca. Poi, se mi dici che si doveva chiudere, sono d'accordo. Vittorio Buonasera mister, Alessandro Vittorio da LazioSimone.it Football Magazine. A me non piace parlare degli arbitri, infatti questo è il terzo anno suo, non ho mai fatto domande sull'arbitro, la partita credo che l'abbia, sono completamente d'accordo con la sua analisi. Sul gol annullato le voglio chiedere, io al di là della Ti faccio una domanda io sul gol sì. annullato. Se la stessa mano gliela metti il difensore è rigore? Esatto, no, 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 io gliele voglio fare un'altra. Io ho avuto l'impressione che l'arbitro sia andato oltre il protocollo, perché quelli sono episodi che si dovrebbero valutare in diretta. Effettivamente è così, Chiedo a lei. perché in occasione delle spinte la valutazione dell'entità della mano addosso è compito dell'arbitro e non del VAR, quindi siamo a limiti sicuramente del protocollo, però lì c'è Casale che lo tocca, poi se va a vedere uno che ti tocca a un fermo immagine e cambia tutto. Però Casale lo tocca solamente perché l'altra sta tentando di prenderlo per la maglia. Quindi, secondo me, era tutto regolare, però ha deciso così. Questo è figlio da Airoldi? Mi sembrava meglio il babbo. Però. Buonasera, mister Ciao. Stefano Benedetti, Città Celeste. Indipendentemente dall'atteggiamento tattico, il palleggio l'ho visto anch'io oggi, mi è sembrato sicuramente, cioè sono Era più totalmente d'accordo, veloce. più veloce. Però ho la sensazione che gli interpreti, no? Soprattutto rispetto alla scorsa stagione, chi interpreta questo palleggio stia venendo meno rispetto alla scorsa stagione. Ci sono molti giocatori che sembrano, io non so perché, anzi vorrei chiederlo a te, ma forse non lo sai neanche tu, perché altrimenti avresti fatto qualcosa, perché ci sono dei giocatori che non stanno rendendo, ma neanche al 50% di quello che era stata la scorsa stagione. E poi i numeri, la Lazio ha una media di 1,4 punti a partita contro Quello, queste due squadre che io i punti sommati non hanno stavo punti. parlando della partita d'oggi, le domande erano Certo. sulla partita d'oggi, io ti ho detto la mia opinione sulla partita d'oggi, poi se si va a ritroso ti dico ecco, il Genoa è colpa nostra, il Lecce è colpa nostra, Salerno è colpa nostra. Nessuno ha mai messo in dubbio questo, io sono sempre stato il primo a dire che era colpa nostra in certe partite. Oggi faccio fatica a dirtelo perché ho visto una squadra di livello. Secondo me questa è una prestazione con un pizzico di fortuna, vinci 2-0 e fai la stessa prestazione di Sassuolo, né più né meno. Purtroppo oggi è andata così e l'importante sarebbe continuare su questa strada in maniera che
che l'episodio sfortunato rimanga fino a se stesso. Se una squadra già su questi livelli, poi una partita può avere l'episodio sfortunato, alla lunga penso sia difficile pareggiare queste partite. Buonasera mister, sono qua, due domande. Volevo tornare un attimo sull'arbitro. I suoi giocatori hanno protestato anche per un fallo di Duda un quarto d'ora prima di quello che ha provocato il secondo giallo. Volevo sapere se ci commentava anche questo episodio. No, quello non l'ho rivisto, ho rivisto solamente l'episodio del gol annullato. Quello è un episodio che non ho rivisto. I ragazzi dicevano che Duda doveva essere espulso 15 minuti prima di Johannes sta espulso. Sono molto simili i falli, quindi se, insomma, però non l'ho rivisto sinceramente. Poi volevo chiedere, la Lazio quest'anno ha perso 10 punti da situazioni di vantaggio. Volevo chiederle se nella sua carriera di allenatore le era capitato così frequentemente una situazione del genere. No, e come se ne può uscire, al di là dell'analisi della parte di oggi che è corretta, però. Penso di no, che non mi era capitato, però ti devo dire, ci sono partite e partite da valutare, e ci sono delle partite in cui si deve prendere delle responsabilità, perché se la squadra muore a un certo punto della partita, secondo me mentalmente e non fisicamente, come è successo a Salerno, è chiaramente tutta colpa nostra. Oggi non ho visto una squadra che durante l'arco della partita ha mai dato segnali di cedimento. La sensazione, perlomeno da me dalla panchina, era che eravamo completamente padroni della partita. Quindi te l'ho detto, io la partita d'oggi la lascio fra le casualità e gli episodi sfortunati, in altre partite sicuramente no, però quella di oggi non ho mai avuto la sensazione che la squadra fosse in calo fisico o mentale, sinceramente. Mister, buonasera, questo Ciccione col tifone biancocelesti. Le chiedo, da metà della partita con il Feyenoord, secondo me la Lazio ha cambiato un po' di cose sulle pressioni, pressa un po' più dietro e la compattezza difensiva comunque ne ha giovato, perché comunque nelle ultime gare ha concesso poche opportunità e ha subito poche reti. In avanti cosa si può fare per migliorare questo andamento che la vede la Lazio comunque non segnare per quella che è la qualità degli interpreti? Si può aspettare qualcosa di diverso, non dico tatticamente, ma magari come uomini, o mi dica lei cosa si può fare? Gli uomini si stanno utilizzando tutti. Era un periodo in cui Sachsen ci dà la sensazione di star bene, sta giocando di Sachsen e oggi è fuori per infortunio. È rientrato Zaccagni e mi sembra che per un'ora abbia fatto anche piuttosto bene. E davanti abbiamo due giocatori che si stanno alternando. Felipe è quello che ha avuto più difficoltà in questa stagione. Oggi mi è sembrato leggermente più vivo rispetto alle ultime partite. Quindi gli uomini, no, fisicamente Felipe ha sempre i soliti dati degli anni scorsi. Mi sembra più un problema di uno a cominciare a spengersi con più facilità di quello che faceva in passato, mentre in passato i blackout in partita erano 2-3 di 2-3 minuti l'uno, ora dei blackout molto più lunghi, però oggi l'ho rivisto un po' più vivo. Purtroppo siamo in un momento in cui, oggi meno, però facciamo fatica a trasformare in gol, a volte anche in occasioni, tutta la supremazia che riusciamo ad avere. Non c'è che, secondo me, che da insistere, perché poi piano piano questi giocatori hanno sempre fatto certi numeri e piano piano questi numeri ci devono tornare fuori.